Una ben ritrovati ai nostri amici telespettatori e benvenuti al nuovo appuntamento con Negozi in TV. Mi trovo in Pieve Saliceto di Gualtieri, precisamente in via Zappello, dove risiede una tenuta un po' particolare. Oggi la vedremo in tutto il suo splendore, parliamo delle piscine El Paraíso. Ed insieme a Manuel percorreremo non solamente le vasche della piscina con i giochi acquatici, ma oggi potremo vedere come si può allestire un matrimonio, anzi due, per cui in realtà siamo anche in compagnia di due spose che stanno per arrivare. Tutto quanto questo tra qualche minuto proprio in Negozi in TV. Ora lascio spazio alle immagini di Elisa Paderni. Spalle ovviamente il dimmi di sì per tutta la vita di una delle due spose che incontreremo in questo appuntamento con Negozi in TV. Un appuntamento con Acqua El Paraíso, gestito ovviamente da una conduzione familiare strepitosa, le piscine, il sole, il sapore del mare in città, e dietro di me tanta bella gente che tra non molto festeggerà anche la sposa in arrivo. Tra qualche istante insieme a Manuel, non perdeteci di vista. Insieme con Manuel Bonazzi, titolare del Paraíso, ma è il Paraíso in tutti i sensi, perché oggi abbiamo potuto vedere e vivere sia la parte dedicata alla piscina, ma queste due sale allestite con due aperitivi per due spose che abbiamo visto arrivare, è un'emozione che tutti quanti dovrebbero vivere. Sì, è vero, oggi veramente stiamo vivendo una giornata bellissima, come per fortuna in questo periodo succede abbastanza spesso. Ci sono due matrimoni in contemporanea, riusciamo a farli perché le sale sono completamente indipendenti, quindi c'è sala interna climatizzata che ha una capienza di circa 60-70 persone per il matrimonio che appunto stiamo per ospitare, e il salone grande, il salone delle feste, il salone delle cerimonie che ospita circa 250 persone. E il matrimonio è circa da 150 invitati. Quello di oggi. Devo dire che tra le altre cose hai anche due bei punti verdi per poter ospitare degli aperitivi prima dell'appuntamento con il pranzo, che finirà a tarda notte, immagino. Sì, credo che stasera sia che oggi sia una giornata piuttosto lunga. Tra l'altro, dopo i due ricevimenti che ospiteremo fra poco, per la serata c'è in programma uno degli eventi della stagione estiva, che è la selezione di Miss Curvissima. È un concorso parallelo, diciamo, a Miss Italia, però dove selezionano le ragazze che indossano oltre la taglia 46. Per cui più o meno noi sappiamo che ogni anno abbiamo degli eventi fissi, se ne è aggiunto uno in più di Miss Curvissima, però so Curvissima. Che il calendario è molto certo. Bello, pregno di appuntamenti. Cos'altro c'è? Dai. Tutto quello che succede durante la stagione. Dai. Abbiamo appena avuto il torneo di basket all'americana che si chiama Beer and Basket, sia maschile che femminile, col DJ in campo, si giocano due partite in contemporanea, 3 contro 3, con un canestro soltanto, bellissimo. C'era il mondo il fine settimana scorso, il fine settimana prossimo di domenica c'è un animatore, quindi ci trasformeremo in villaggio turistico. E tutte le domeniche c'è un evento al pomeriggio in piscina per gli ospiti della piscina. Il sabato sera in genere ci sono degli eventi organizzati, non tutti i sabati, per dar modo, insomma, di svolgere anche qualche cerimonia, che per noi sono una cosa molto importante. Il venerdì sera in genere è libero, ci sono delle serate a tema che succedono ogni tanto nel corso della stagione, ma non sono programmate. E la cosa importante è che tutte le sere si può cenare a bordo piscina, quindi si cena a bordo piscina, si fa il bagno,
e senza ovviamente disturbare gli altri che stanno cenando. La piscina è talmente grande e questo è un po' quello che succede all'Aquel Paradiso, insomma. Siamo aperti dalla mattina, dalla mattina fino a notte, orario continuato, diciamo che troviamo sempre, cerchiamo sempre di trovare la soluzione migliore per i nostri ospiti. La soluzione migliore sta nel fatto anche che è la grande, prestigiosa conduzione familiare che fa la differenza da tantissimi anni. Il tuo papà tempo fa in un redazionale ci raccontò come nacque il Paradiso, ma come sta andando avanti anche merito della generazione poi che è arrivata secondariamente. Beh, io sotto questo aspetto sono stato baciato dalla fortuna, sia io che i miei fratelli. Ha iniziato, come dicevi tu, mio papà e mia mamma, e tuttora la stanno portando avanti, quindi mi rimane tempo libero e anche tempo da dedicare, insomma, agli ospiti che ci vengono a trovare di giorno per giorno. Se fossi super impegnato a gestire tante altre cose, magari non dedicherei il tempo che dedico ai miei ospiti. Diverrebbe un po' complicato. Prima dei saluti finali e qualche piccolo altro accorgimento, io direi di lanciare un po' di immagini che la nostra Elisa Paderni è stata veramente attenta e molto molto concentrata proprio sui particolari. Posso ringraziare io te il tricolore? Assolutamente. Veramente. Ma noi ti ringraziamo te per essere ancora ospiti nella tua casa. Veramente, dalla stagione scorsa quando è iniziato il primo redazionale che avevamo fatto insieme, Successone, che poi abbiamo utilizzato per gli spot, sì, è vero. Pubblicitari, e tutte le persone mi fanno i complimenti per le riprese, quindi complimenti al video operatore, per la conduzione, grazie. Per il dietro le quinte, insomma, grazie. Veramente una collaborazione che secondo me durerà nel tempo. Una buona squadra e adesso a questo punto via le immagini di Elisa Paderni. Di Agnese, una colonna portante dove nasce praticamente il Paradiso, da te e da tuo marito. Ti do del tu perché ora mi sono così affezionata, sono diventata anch'io qua di casa. Allora Agnese, come va? Bene, bene. Beh, abbiamo visto oggi due spose. Sì. Bellissime. Bellissime, sì, sì. Ma quando avete aperto tantissimi anni fa il Paradiso, quante spose hai visto in tutto questo periodo? Parecchie, parecchie. Adesso non sappiamo dire, loro lo dice, lui lo allora, sa. Allora lo chiediamo a Manuel, quante spose ci sono state al Paradiso? Circa 300 matrimoni. Circa 300 matrimoni, però sono anche tanti anni che li facciamo. Importante, come dicevo, anche con il tuo papà, questa roccia che ha fatto sì che il tutto continuasse, tu divenissi insieme ai tuoi fratelli portatore ufficiale di un buon incontro, ovvero con la musica, con il mangiare, con il sole, con la piscina, il mare in città e tante emozioni proprio anche con le cerimonie. Per cui, Agnese, visto e considerato che siamo arrivati ai saluti finali, cosa vogliamo dire alle persone che ci vedono attraverso il puntino rosso? Vengono a trovarci spesso. Dove e qui siete? Si sta bene. Dove siete? Siamo a Pieve Saliceto di Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia. E dov'è la via? La via Zappello numero 10. E adesso vado da Manuel perché lui è più social, magari mi dice qualcosina più dei social. Saluto, allora ti lasciamo, grazie Agnese. E giustamente Agnese è da altri tempi, il suo pensiero è la cucina, le ragazze. È stata precisa. Hai visto? Le sue informazioni è precisa. È molto precisa. Se vuoi precisa. Non si dilunga tanto. Però non fa tanti riccioli, però è stata precisa. Allora, venite da noi che si sta bene. Che si sta bene. Allora Manuel, a te invece la possibilità di poter dire tutti i vari motori di ricerca dove possiamo trovarti e ovviamente anche la possibilità di, con la pagina Facebook, di colloquiare con i clienti. Sì, Facebook Manuel Bonazzi oppure Acqua e il Paradiso Amministrazione. Ce ne sono un paio, credo, sì, Acqua e il Paradiso Amministrazione. Cerchiamo di tenerle aggiornate tutte queste pagine. Instagram ci sono pubblicate diverse fotografie che teniamo aggiornate e poi se digiti su Google Acqua e il Paradiso ti salta fuori un po' tutto quanto, insomma. Manuel, ti ringrazio ancora una volta per essere stato ai nostri microfoni e in casa di tutte quante le persone che seguono ovviamente il nostro canale. Ricordiamo, il tutto sarà appunto sul canale 10 non appena finiranno queste che sono le riprese principali di quella che è stata la nostra giornata all'interno del Paradiso. Bene, riprendo le parole di mia mamma, sempre brevi e concise. Venite da noi che qua si sta bene.
Penso proprio di sì, io ci rimango, fate voi. Vi rimando al prossimo appuntamento con Negozi in TV. Vai da Trisha Manilas e da, ovviamente, Manuel Bonazzi. Alla prossima. Ciao.